voci dei presidenti. Cominciamo con Santo Stefano e con il suo presidente Gigi Bonanni. Buonasera a tutti, forte saluto mio e di tutto il quartiere, a tutti voi cittadini, alle autorità presenti e chiaramente al sindaco della città di Feltre. Devo dire che sono particolarmente contento e oltre che emozionato di fare questa presentazione in questo sito. Sicuramente la città ne trae vantaggio e la manifestazione in primis ne trae vantaggio, perché l'accoglienza e la scenografia e l'entusiasmo che c'è in questo teatro è qualcosa di magico. E devo dire che oltre alle cose così immobili che ci possono creare emozioni, la prima cosa che poi fa tutto il contesto del palio viene dalle persone vive. E queste cose ci rappresentano e in particolar modo io sono particolarmente felice stasera di essere presente con la mia dama con una coppia di vestiti nuovi che sono stati realizzati dalla nostra sarta, la signora Maria Luisa, che ringrazio sentitamente e a cui non sarò mai abbastanza grato, perché comunque testimonia un patrimonio del quartiere Santo Stefano e della città tutta che va valorizzato e sicuramente premiato e ricordato. E il quartiere Santo Stefano quest'anno presenterà molte novità sia dal parco atleti che dai nuovi gadget, il nuovo sito del quartiere, che però troverete dettagliatamente descritti nel libretto che credo sia già nelle vostre mani. Sarò brevissimo, mi associo all'augurio che ha fatto Zatta per tutti i quartieri questa sera, per la sfida dei tamburini e dei bandieratori. In particolare do un grosso in bocca al lupo al mio quartiere, perché anche questa è una sfida che anticipa le gare sportive della settimana prossima, ma che già ci rende immersi nell'atmosfera pagliesca. Vi ringrazio e auguro un buon palio a tutti. Castello e il presidente Matteo Cazzadore. Buonasera a tutti, unisco i saluti al nuovo sindaco Paolo Perenzin, saluto a Stefano Antonetti e a tutte le altre autorità qui presenti. Innanzitutto per me è un onore essere qui oggi, per la prima volta, con tanta abbracciata emozione da parte mia. Un onore essere presidente del quartiere Castello, quartiere che si fonda totalmente sui propri volontari. I volontari che secondo me sono fondamentali per questa manifestazione. Questa manifestazione vive grazie al volontariato. Volontariato del presidente, volontariato di tutti i componenti dell'ente palio, volontariato di tutte quelle persone che ci permettono di realizzare le cene, innanzitutto, e tutte le altre manifestazioni svolte durante l'anno, perché il palio hanno durato 365 giorni per noi, non hanno durato solamente di 3 giorni. Un lavoro difficile, un lavoro che sostanzialmente diventa un vero e proprio lavoro per noi, un impegno importante, un impegno che ci aiuta a crescere, che ci aiuta a comprendere, a imparare tante cose. Ha aiutato me personalmente come persona a migliorare parecchio, ha aiutato tutti noi a crescere. Ci sono delle persone, delle colonne portanti da 20 anni qui, vedo il mio vicepresidente, vedo altre figure che comunque hanno veramente fondato questo palio e ho il piacere di vedere ancora qui come i signori supercitati che hanno avuto veramente un grande impegno. Oltre ai volontari, volevo ringraziare anche gli atleti che si stanno preparando per questo palio. Volevo ringraziare tutte quante le persone, anche gli sponsor che ci aiutano comunque, senza di loro sarebbe difficile riuscire a fare questa manifestazione. Anche noi presentiamo delle novità per questo palio, parecchie novità. Presentiamo dei nuovi gadget, presentiamo dei nuovi atleti che comunque avete il piacere di vedere settimana prossima. Presentiamo anche un nuovo cuoco che ci ha aiutato
preparare un succulento menù per la cena del 3 agosto, dove diventeremo di nuovo lo spiego e altre piacevoli sorprese. Per il resto non voglio dilungarmi perché prima ero abbastanza albero, tediarmi ulteriormente. Mi limito ad augurare buon paio agli altri tre quartieri e mica migliore. Grazie a Matteo Portadora per il quartiere Castello e la volta di Portoria con Dennis Cescato. Buon pomeriggio a tutti, al sindaco di Feltre, alle tante autorità, soprattutto al mio quartiere, al quartiere Portoria, che anche quest'anno, tra mille difficoltà, 10.000 anche, siamo riusciti a organizzare questo palio. Sarò brevissimo, voglio vincerlo come l'anno scorso. Sorso d'acqua. Quartiere Duomo, Angelo Lusa. Buonasera a tutti, porto il saluto del mio quartiere al nuovo sindaco, Stefano Antonetti e a tutti voi in platea. E che dire, vi parlo del mio quartiere, un quartiere che durante tutto l'anno non si è mai fermato, non ha mai voluto fermarsi, e già da settembre dell'anno scorso è partito per programmare quello che è il palio 2012. Volevo dire a Gigi che anche io ho un abito nuovo, ringrazio la Carmen che me l'ha preparato giusto ieri. No, ci stava anche questo. Che dire, il quartiere non si è mai fermato, abbiamo lavorato duramente sia per le gare ma anche nel settore culinario. E vorrei raccontare un aneddoto e ringraziare Gigi Bonan per la collaborazione allo stand gastronomico su Al Castello, perché questo ci ha dimostrato che anche due quartieri che nel campo si possono ammazzare tra virgolette, fuori dal palio si può stare uniti e si può costruire qualcosa di bello per far crescere proprio questo nostro palio. Un palio che non ha niente da invidiare a tantissimi altri pagli d'Italia, a mio avviso, perché credo che per la storicità che abbiamo e per il luogo geografico dove siamo messi sia un palio bellissimo e quindi non abbiamo nulla da invidiare. Proprio sul fatto geografico posso dire che, al di là che quest'anno non ci sia il contributo che sarà l'anno scorso, il quartiere Duomo, come fa da 3 anni, prosegue nella sua strada presentando alla cena i prodotti del territorio, e credo che questa sia una cosa importantissima all'interno di un palio che, oltre a tutti i clienti che sappiamo amanti del palio, porta anche tanti turisti, e credo sia bello presentare i nostri prodotti a tutti quanti quando vengono qua a Feltre a trovarci. Quindi vi aspettiamo venerdì sera con una cena ricchissima. È vero, noi costiamo di più degli altri, però i prodotti locali devono avere il giusto prezzo, altrimenti non vengono valorizzati come si deve. Dopodiché, festa per tutti venerdì sera, e sabato sera ci presentiamo al Vescovado, sempre con alcuni prodotti del parco, ma anche con il churrasco, per dimostrare che Feltre si tiene ai suoi prodotti, però sa aprirsi a culture anche diverse di tutto il mondo. E dolce in fondo i ringraziamenti. Beh, ringraziamenti sicuramente a Stefano Antonetti, ai presidenti di quartiere e all'associazione Paglio di cui facciamo parte. Sì, a volte è vero Stefano, il clima non è dei migliori, però se ce la facciamo tutti insieme a collaborare, faremo di questo palio una grande cosa. Negli anni stiamo crescendo e diventeremo sempre più bravi, e ne sono certo di questo. Quindi il mio augurio è che per l'associazione Palio sia un grande palio. Un augurio anche e un ringraziamento agli sbandieratori, che non voglio definirli quinto quartiere, però
lo sono quasi perché non partecipano alle gare, loro ci rappresentano ovunque in Italia, portano il comune, portano il palio, ci rappresentano, e quindi grazie a Bruno Zatta e grazie agli sbandieratori Città e Feltre che domani saranno su in cittadella con il palio dei bambini. Un grazie a tutti i collaboratori del Niente Palio, che sono tantissimi, non voglio nominare, ma dietro le quinte, credetemi, c'è tanta gente che lavora. E come dice Stefano, non siamo mai abbastanza. Ci sarebbe bisogno di tanta gente che entri, che abbia voglia di fare, che si unisca a noi, e così faremo qualcosa di veramente grande negli anni, ancora di più. Grazie a tutti voi, buon palio a tutti, si direbbe che vinca il migliore, io dico che vinca chi lo merita di più, non solo nel campo ma anche fuori per come si comporta. Di ricordare due cose. Tu hai detto del menù, diciamo a chilometri zero, e anche noi dobbiamo ricordare che poi al termine di questa serata ci sarà un rinfresco offerto da aziende della nostra provincia. Latte Busche, Valcarne, abbiamo Bortolomiol e poi Stefano mi diceva un altro importante nostro sostenitore che è Birra Pedavena, la birreria di Pedavena. Latte Busche mi sembra l'ho citato. Ma poi diceva anche un'altra cosa, Angelo, a parte il fatto che il quartiere Duomo rappresenta, anzi è sostenuto anche da altri due comuni della nostra provincia, il comune di Ramona e il comune di Arsie, avete una bella amicizia che va avanti da diversi anni, da 3 anni, vero Angelo? Ma diceva, ci sono tante persone che lavorano dietro il bagno. Adesso cito colui che è lo scenografo del Palio di Feltre, che è Fabio Giudice. E Fabio è anche un artista straordinario. Abbiamo avuto l'anno scorso modo di apprezzare i quattro premi che ha realizzato da donare in 4 quartieri al termine di ogni gara, cioè al vincitore di ogni gara, e quest'anno ha fatto lo stesso. Infatti io vorrei fosse proprio Fabio ad illustrare questi 4 gioielli che verranno appunto consegnati al vincitore di ogni gara. Fabio? Buonasera a tutti, sono molto onorato di essere qua a condividere questo spazio storico e spettacolare con voi, anche se mi occupo della direzione artistica insieme agli altri due miei colleghi Flavio Marchioro e Michele Balen, quindi sono molto contento di questo. E che dire, niente, quest'anno c'è stato qualche impegno in più, nel senso che ho dato un pochettino come si può dire, un impegno che sarebbe, diciamo, più il mio ruolo nella vita, che è quello dell'artista pittore. Quindi grazie a Stefano che mi ha invitato, così, non è che ha insistito, però sapendo che potevo fare qualche cosa di particolare, ho pensato di creare 4 drappi con riferimento alle 4 gare che vengono svolte. Insomma, questo è dedicato comunque alla città. I premi sono dedicati a chi vincerà le gare ed è, diciamo, proprio un fatto affettivo che ho voluto così omaggiare appunto Feltre. Quindi adesso, per non perdere troppo tempo, se no poi andrò un attimino a spiegare. Partiamo per il primo che è... un arco e va a testimoniare, grazie Paolo, va a testimoniare appunto la gara di tiro con l'arco. Ho pensato appunto di dare questa caratteristica sportiva al nostro patrono, anche per ricordare appunto che in maggio facciamo anche la benedizione, diciamo, dei quartieri e degli sbandieratori su al santuario di San Vittore. Dopodiché c'è un altro omaggio che riguarda un'altra gara. Aspetta, Stefano, eccoci là,
questo appunto è invece San Vittore che regala una scarpetta alata dorata a uno staffettista per augurargli insomma, di correre il più veloce possibile, insomma, lo staffettista. Dopodiché passiamo agli altri due. Qua abbiamo sempre San Vittore che praticamente divide le due squadre di tiro alla fune. Con, sullo sfondo si può vedere la Torre d'Alboino, lo stemma della città di Feltre. E poi in ultimo abbiamo ciò che rappresenta la gara dei cavalli con San Vittore. Bravo! Stando in questa sala ovviamente e guardando come è fatto sto teatro, ricordiamo che le mani creano e a volte rimane nella storia. Questo è un capolavoro che è rimasto nella storia perché qualcheduno l'ha fatto con dei collaboratori, qualcheduno ha studiato per fare questa cosa qua, nell'acustica, nell'estetica, e quindi bisogna, come si può dire, ricordarsi sempre che ci sono delle persone che pensano e sanno fare con le mani. Tutto qua, vi ringrazio.